Ci troviamo allo stand Luci Auto, sono in compagnia di Domenico Morali, amministratore delegato di Luci Auto Italia e presidente di Idea Institute, perché proprio dalla partnership tra Luci Auto, produttore cinese di vetture elettriche, e Idea Institute, una casa torinese famosissima di design, nasce questa vettura che troviamo alle nostre spalle, possiamo definirla la prima limousine elettrica, si chiama Venere, ce la racconta Domenico Morali. Buongiorno e benvenuti. Sì, Venere è la prima limousine elettrica a alte prestazioni. Siamo all'interno di una vettura a quattro posti, quattro porte, con chassis completamente in fibra di carbonio. Lo chassis è un sandwich di fibra di carbonio e honeycomb. La vettura è una vettura vera, reale, nel senso che questa vettura è stata portata a Ginevra dopo i primi 10 mesi di progetto. Il progetto terminerà a ottobre 2019, quando inizierà la produzione a Torino. La vettura ha eseguito diversi test nel mese di febbraio e abbiamo voluto portare una vettura che avesse dei risultati certificati. Vale a dire, abbiamo ottenuto 2,5 secondi di accelerazione da 0 a 100, una velocità massima di 286 km all'ora e soprattutto abbiamo passato un test NDC con un'autonomia di 652 km. Questi sono dei risultati importanti perché tutto è stato grazie al know-how che ha sviluppato negli ultimi anni Idea a riguardo delle vetture elettriche, e questo è stato un po', diciamo, il banco di prova della collaborazione insieme a Luci. Luci ha conosciuto Idea ad aprile dell'anno scorso, ha cominciato a cercare di comprenderne le competenze all'interno delle vetture elettriche. Idea negli ultimi 3 anni ha sviluppato una piattaforma per vetture elettriche per City Car, una piattaforma modulare che ci permette di portare in produzione le vetture elettriche con tempi di sviluppo piuttosto ridotti. Difatti questo non è il solo progetto tra Idea e Luci, abbiamo anche in sviluppo la City Car, una a due posti, che verrà prodotta in Cina e che verrà prodotta a ottobre del 2019. Venere è un oggetto totalmente italiano, disegnato, prodotto e concepito in Italia e verrà prodotto in Italia. E dunque anche un segno di stima, perché siamo riusciti a vincere la diffidenza solita dei cinesi e convincerli per la prima volta un'azienda automobilistica cinese a venire a produrre in Europa. Ecco, come avete fatto a convincerli? È bastato il design italiano, in particolare il design delle case torinesi, in particolare Idea Institute? Ma diciamo che non avevano dei grossi dubbi sulle capacità di design, hanno voluto verificare le competenze tecniche e il reale know-how e i punti di vantaggio che potevamo dare col nostro know-how all'interno del mondo delle auto elettriche. Loro conoscono bene Torino, ma volevano essere certi delle prestazioni. Il motivo per cui abbiamo voluto certificare le prestazioni è perché è stato anche un banco di prova per i tecnici di Idea, perché portare dopo 10 mesi una vettura al Salone di Ginevra e andare ad eseguire i test una settimana prima non è stato una cosa semplice, anzi penso che sia un esercizio pressoché unico. E la convinzione e la diffidenza si sono vinte con le competenze e col successo, perché quando hanno visto che la vettura comunque nasceva, viveva, era vera e ha fatto le prestazioni, quello che avevano intuito poter essere un punto di forza di Idea è diventato di fatto il motivo per cui questa collaborazione è cominciata in maniera stretta, tanto da fondare Luci Italia, di cui siamo soci di minoranza e che diventerà l'azienda che dovrà mettere in produzione questa vettura e sviluppare tutte le prossime future della famiglia Luci. Ecco, per quanto riguarda questa vettura, quanti esemplari andranno in produzione? Allora, parliamo di una produzione in fibra di carbonio, dunque il nostro obiettivo, innanzitutto la strategia di marketing è di posizionarsi all'interno delle limousine, nel senso non vogliamo essere un'alternativa a Tesla. Tesla è entrata nel settore delle vetture tipo serie 5 o A6. Noi vogliamo essere l'alternativa elettrica per i clienti di vetture come Panamera o Maserati 4 porte. Dunque un cliente Panamera non scende di livello per andare su una vettura elettrica e prendere una Tesla, ma può mantenere il suo livello. Non vogliamo certamente fare i volumi di questi grossi costruttori, ci mancherebbe. Noi vogliamo andare su una produzione che andrà fra i 250 e le 500 vetture all'anno. È un simbolo di tecnologia, nel senso che Luci vuole dimostrare al mondo la reale tecnologia che ha a disposizione. La tecnologia e l'innovazione che abbiamo portato qua, soprattutto nel progetto della batteria che è stato fatto in Idea, verrà trasferito anche sulle City Car. E dunque questi sono i volumi. Un prezzo
che si attesterà fra i 250 e i 300 mila euro a seconda della configurazione, che saranno facilmente customizzabili visti i piccoli volumi. E niente, questa è come comincia la storia di Luci Venere.